Ricordamoci un passato, MySpace adesso è qua. Con Francesca ed Alenico, con il cuore e con la mente, che non vuol dire niente, ma noi facciamo un live, live space, oh live, live space, con le cinema due. Live space, oh live, live space. E oggi con le Cinema 2! Ben arrivato, buona mattinata. Ecco, subito la prima cosa che vi devo dire, per un po' noi ci siamo accapigliati se chiamarvi Cinema 2 o Cinema Dos. Perché girava anche c'era da qualche parte scritto Cinema Dos, è vero? Cinema, cioè, la leggenda che noi ci chiamiamo, no, fate come volete. Perché in spagnolo Cinema Dos, in italiano Cinema. Ecco, perché non siete tutte e due italiani, vi presentiamovi bene. Allora, c'è un uomo che è Andrea De Logu. Sono io. De Logu. Che è anche il mio compagno. No, Enrico. No, scusa. È mio. Esatto. L'imitatrice è Barbara Clara. Barbara Clara Pereira, però lo sa meglio. Ecco, perché tu sei? Italo-venezolana. Hola. Mentre Andrea tu sei? Io sono italo-riminese. Bene. Allora, l'abbiamo già detto, insomma, si è capito che, insomma, sentiremo quanto sono brave durante la puntata. Sappiamo già che sono belle, ve l'abbiamo già detto, quindi prima stavamo parlando, insomma, che non ci sono foto vestite del Cinema 2 in giro per internet, quindi cercatele, fate, mandateci, perché vogliamo, a parte oggi, insomma, che sono vestite. Ci parlate un po' di voi prima di cominciare ad ascoltare. Allora, noi vi abbiamo ascoltato tutta l'estate qua Reporter con una canzone che ha messo in difficoltà parecchi dei nostri colleghi, perché soprattutto devo salutare Daniela Giannini, che quando presentava Cinema 2 con insomma, che è difficile da fare con voi, come lo dite? L'abbiamo fatto apposta. Senza l'H. Sì, perché non è molto aspirata. Guarda, noi parliamo, se devo parlare di me, allora io sono nata nel 1982. Sì, un po' più giovane. Un po' più breve, insomma, dico un po'. Sì, ci conosciamo da 7 anni, io sì. Con questa, la venezuelana, sì. E è difficile dover condividere la vita con una latinoamericana. Con una latinoamericana che non ha idea di quale sia l'orario preciso. Ho dovuto dormire a casa sua oggi per assicurarmi che si svegliasse alle 7. È vero. Ma sì, ma perché io mi prendo la vita un po' più relax, no? Ah, senza tanto stress. Ti svegli tardi allora? Sì. Tipo? Le 2, le 3 del pomeriggio? Ma no, verso mezzogiorno. Ah, giusto, beh, per il tempo per mangiare. Tutti i musicisti, tutti i cantanti. Io alle 8 sono in piedi. Ah.